L'immagine che state vedendo è relativa al Campidoglio, c'è scritto sotto, come sempre. Allora, come un po' nel caso dell'Aventino, in realtà il Campidoglio non presentava alla metà del Cinquecento praticamente nessun edificio monumentale almeno identificabile, e quindi molto è stato ricostruito, cioè è stato concepito un po' come l'Aventino attraverso una rappresentazione di carattere, diciamo, topografico e una leggenda, quella più famosa relativa al Campidoglio, un po' come Caco ed Ercole per l'Aventino, qui c'è il mito di Tarpeia. Però prima di questo forse vale la pena di vedere come... naturalmente in realtà un edificio c'era, ma lo vediamo molto meglio oggi che all'epoca. Cioè, parlo del tabularium, o meglio, cosiddetto tabularium, nome sbagliato, ma non importa adesso, non voglio parlare di questo. Non si sente, ricominciamo. Come l'altro, adesso va meglio. Dicevo, in realtà un monumento c'era, come c'è ancora oggi, visibile, il cosiddetto tabularium, di cui non voglio parlare oggi, sono tutto marginalmente, che però era quasi invisibile al di sotto di costruzioni medievali, in particolare perché il tabularium, come sapete, è stato utilizzato come fondazione del Palazzo Senatorio, come ancora oggi, munito di torri, e quindi era in realtà la sede del Comune di Roma, in un'epoca che l'epoca comunale, che coinvolse anche Roma, oltre al resto dell'Italia peninsulare. C'è un po' di rimbombo? Però se non c'è rimbombo non si sente. Così va bene. Allora, quindi in realtà quello che vedete è, tra l'altro è molto interessante, sono stati indicati gli elementi essenziali della collina, cioè chi ha fatto questa pittura, che certamente aveva dietro un letterato, anche se non sappiamo quale con sicurezza, sapeva che il Campidoglio comprendeva due sommità. Il Capitolium in senso stretto, cioè la parte occidentale della collina, dove era il Tempio di Giove Capitolino, e l'Arx, la parte nord-orientale. E qui in effetti vedete che sono state proprio indicate queste due sommità, enfatizzandole anche in modo particolare, al centro delle quali c'è la valletta, era l'asilum. E sulla destra invece vedete una scalinata che sale su verso l'arx, la rocca, e due rappresentazioni. In basso un gruppo di personaggi armati con una donna, e al centro questa enorme testa, chiaramente di marmo, che è diventato un po' il simbolo della collina. Il discorso qui è interessante perché in realtà è sicuro che qui si identificasse quella che effettivamente è l'Arx, cioè la zona dove è la chiesa di Santa Maria in Araceli, nella parte dal foro di destra, cioè verso nord-est, e il Capitolio invece sulla sinistra. Ma guardate, questa è una scoperta, come dire, è qualcosa a cui si è arrivati molto recentemente. Ancora Canina, nella prima metà dell'Ottocento, rovesciava la disposizione, identificava il Capitolium in quella che è sulla destra e l'Arx sulla sinistra, lui metteva il Tempio Giove Capitolino dove era Santa Maria in Araceli. Quindi se ancora nel primo Ottocento si è da quel livello, dobbiamo anche ammirare l'erudito che era dietro questa pittura, che aveva invece indicato sicuramente le due sommità nei posti giusti, perché il punto di vista è il foro, dove si vede anche la palude, cioè quindi c'è un ricordo anche della zona paludosa del foro, e in effetti quella di destra è sicuramente l'Arx, che infatti è rappresentata come un castello, come si poteva immaginare una rocca fortificata nel Cinquecento, cioè un castello a cui in effetti salgono
questi gradini, che sono quelli, le scale Gemoni o Gradus Monete, che andavano al Tempio Giunone Moneta, che era in effetti sull'Arx. Sul lato opposto, quindi Capitolium, è rappresentato un tempio. Un tempio che appare come circolare, almeno apparentemente, che è ovviamente come si immaginava il Tempio di Giove Capitolino, di cui non si sapeva nulla, tranne quello che si poteva ricavare da fonti scritte. La unica vera descrizione dettagliata, antica, che ci è rimasta del Tempio di Giove Capitolino è quella di Dionigi Alicarnasso, uno storico greco dell'età di Augusto, che ci dà una descrizione molto precisa, dando anche le misure che permettono di ricostruire una certa esattezza. Noi non sappiamo se la persona che ha fatto questa ricostruzione del Campidoglio leggeva il greco. Quindi forse questa descrizione non l'ha letta, però l'aveva letta sicuramente un umanista vicentino che è introdotto da Poggio Bracciolini, un testo che ora leggeremo, di un secolo circa precedente, che conosceva molto bene il greco, perché è Antonio Lusco, un umanista vicentino poco conosciuto ma famoso all'epoca, che aveva frequentato a Pavia Emanuele Crisolora, che è uno dei primi greci venuti da Bisanzio. In genere si racconta sempre che questo sarebbe avvenuto solo dopo la conquista turca di Costantinopoli, ma non è vero. Cioè già dall'inizio del 400 c'erano rapporti. Per esempio abbiamo visto anche che Ciriaco d'Ancona era andato in Oriente e i primi eruditi bizantini erano arrivati in Italia già all'inizio del XV secolo. Quindi sicuramente alcuni umanisti, come questo Lusco, conoscevano il greco. Ma lasciamo stare, comunque qui non si sono posti tanto il problema, hanno fatto una cosa che è un tempio e quindi sicuramente noi siamo davanti a una rappresentazione corretta dal punto di vista perlomeno topografico, tutto compreso più corretta anche di eruditi, di architetti dell'inizio dell'Ottocento che avevano rovesciato la posizione rispettiva delle due colline. L'altro elemento è la testa, questa gigantesca testa che è posta al centro. Si tratta di una testa enorme, chiaramente, se noi guardiamo la proporzione con i personaggi, certamente di marmo, che quasi certamente riproduce la grande testa di Costantino, proveniente dalla Basilica di Massenzio, che tutti conosciamo e che è nel cortile del Museo dei Conservatori. Questa è la prima lettura, poi ci torneremo. Ma c'è la seconda lettura, che in realtà è un ricordo letterario, l'etimologia di Capitolium. Capitolium viene ovviamente da caput, noi abbiamo la testa, diciamo. Noi abbiamo una serie di elucubrazioni barroniane, anche di altri autori antichi, che raccontano la storia della scoperta di questa testa, facendo le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino, che sarebbe stata la testa di uno dei due fratelli Vulcenti che la leggenda collega, o la leggenda, forse la storia etrusca, insomma, collegava con Servio Tullio, con Mastarna, Aulo e Celio Vibenna. Il Caput Auli, che poi diventa Caput Oli, era la testa di Aulo Vibenna, il quale, morto da poco probabilmente, sarebbe stato seppellito sul Campidoglio. Quando si comincia a fare le fondamenta emerge questa testa in ottimo stato di conservazione. Miracolo, ovviamente, si ricorre a un aruspice etrusco, il quale cerca di rovesciare a proprio vantaggio la scoperta, dicendo sì, questa è una cosa miracolosa. Dov'è avvenuta la scoperta? Beh, sul Campidoglio. Però dove esattamente? Fatemi una pianta del Campidoglio, indicate dove. Naturalmente il romano capisce che il gioco è quello di dire è stata trovata qui, cioè nel posto della città etrusca dove lui si trovava. Cioè era un gioco per far, siccome la scoperta della testa significava, come poi spiega la Ruspice,
che il luogo dove era stata la città, dove era stata scoperta, sarebbe diventata il caput, la testa del mondo, il centro dell'impero, l'impero. Lui cercava di far dire che era stato invece di indicare un punto che era la città etrusca dove lui era. Il romano non cade nella trappola e naturalmente il nome di Caput Aulis, cioè testa di Aulo, diventerà il nome della collina Capitolium. Quindi questa testa che è messa lì non è casuale, è chiaramente qualcuno che conosceva la leggenda della testa e quindi, dovendo caratterizzare il Campidoglio, ci piazza un testone, ma naturalmente non una testa qualsiasi, ma la testa più imponente forse di tutte le statue che sono state trovate a Roma, naturalmente, cioè la testa della grande statua di Costantino della Basilica di Massenzio. E quindi c'è un aspetto realistico, ma anche un aspetto simbolico, e soprattutto in realtà sono due leggende, quella e l'altra leggenda è quella di Tarpea. Vediamo anche questa, quella la conoscete tutti, ed è legata al mito del ratto delle Sabine, cioè come sapete Romolo, tutti i partigiani, gli amici di Romolo di varia provenienza, fra pastori e briganti, erano però solo uomini. E questo significava che se non riuscivano a trovarsi un numero adeguato di spose, la città di Roma sarebbe durata solo una generazione. E quindi Romolo cerca di ottenere dalle città vicine a Roma in spose per i suoi compagni delle donne, che vengono sistematicamente rifiutate, perché questi persone erano persone poco raccomandabili, erano appunto, ripeto, fra pastori e banditi, quindi nessuno vuol dare la figlia in sposa a un romano. E allora deve ricorrere, come sapete, la stratagemma di fare una festa che avrà luogo nella zona dove poi sorgerà il Circo Massimo, cioè la Valle Murcia tra il Palatino e l'Aventino, e in cui ci saranno corse di cavalli, ovviamente, e convengono da tutte le città dei dintorni, in particolare dalla Sabina, da Cures, un numero notevole di persone, fra cui anche molte donne, e alla fine della festa Romolo fa rapire e rapisce lui stesso le Sabine. Da qui la guerra da parte del re Sabino Tito Tazio di Cures, il quale con il suo esercito arriva fino a Roma, seguendo la via Salaria naturalmente, e assedia la città, cominciando dal Campidoglio, anzi dall'Arx, dalla cittadella, che era affidata alle cure di un signore che si chiamava Tarpeius, che aveva una figlia, come sapete. Questa figlia, scendendo a prendere acqua ai piedi della cittadella, è quello che vedete nella scena, incontra il re Tito Tazio, il quale la seduce, non sappiamo bene se per aspetto fisico oppure perché la corrompe, e riesce a farsi aprire le porte dell'Arx e occupare l'Arx. Poi seguono altri elementi leggendari, cioè Tarpea avrebbe chiesto in cambio di questo suo tradimento quello che i Sabini avevano alla mano sinistra, al braccio sinistro, e che sarebbero state gli anelli e i braccialetti, e invece sarà sepolta sotto gli scudi dei Sabini. In realtà tutto questo mito ricopre un dato religioso preciso. Il nome del Campidoglio, prima che diventi Capitolium, quindi questo è legato certamente alla costruzione del Tempio di Giove Capitolino, siamo nel VI secolo a.C., era Mons Tarpeius. Il Mons Tarpeius probabilmente, o anche Mons Saturnius, perché sul Campidoglio sarebbe sorta una città antichissima fondata da Saturno, o da, secondo altri, da Ercole, leggenda che ha trovato una sorta di conferma dagli scavi recenti che hanno portato alla scoperta di questo insediamento dell'età del bronzo, ma anche su questo non insisteremo. E comunque Mons Tarpeius in effetti rimane alla collina anche dopo che questa prende il nome di Capitolium, limitato a una zona dell'Arx dove era questa Rupes Tarpeia, o meglio
Saxon Tarpeion, che è il nome antico, il quale per tradizione, una tradizione vecchissima, medievale addirittura, veniva identificato fino a pochi anni fa con la roccia che ancora oggi si vede al di sopra dell'anagrafe, insomma, da parte del Campidoglio verso il Tevere, il che è totalmente falso. Era l'unica roccia del Campidoglio che si vedeva, tra l'altro, perché il Campidoglio era totalmente coperto da costruzioni fino agli anni 30, quando fu isolato con quei lavori terrificanti, no, che furono fatti sui due lati. Comunque la roccia che si vedeva era solo quella. In realtà la Saxon Tarpeium non era sul ecco, forse apriamo la parentesi. Capitolium significa tre cose. Significa l'intera collina, significa la sommità occidentale della collina e significa anche il tempio di Giove Capitolino. Dipende dal contesto. Capitolium può significare semplicemente il tempio di Giove Capitolino. Anche Mons Tarpeius, che prima era tutta la collina, poi si limita a una parte e ricomincia. Io non so che farci. Ha ricominciato? Vabbè, lo tengo così molto vicino, vediamo. È rimasto appunto a questa roccia che in realtà era esattamente al di sopra di San Nicola in carcere, cioè il carcere cosiddetto Mamertino, ovviamente, perché lì venivano gettati giù i condannati a morte, soprattutto quelli colpevoli di tradimento. Il mito di Tarpea in questo serve come giustificazione di questo, e era lì che c'era anche la prigione e anche il luogo dove si esponevano i corpi dei condannati dopo l'esecuzione, su queste scale egemonie che sono più o meno, in realtà erano un po' più a destra, quelle che ancora oggi dall'arco di Settimio Severo salgono fin su, fino al giardinetto della Rascelli. Ora, Tarpeia in realtà era una vecchia divinità del monte, praticamente, che scaduta a livello leggendario fu poi dimenticata, ma era una divinità ovviamente che era rappresentata su una serie, un mucchio di armi, ecco gli scudi, no? Perché era una divinità militare, una divinità armata, che è la divinità praticamente che si trova ovunque in Mediterraneo, la divinità... Spegniamo questo microfono che qua giù non arriva nulla. Non arriva niente lì? Io che voglio che le dica, non c'è una possibilità di intervento? E questo l'ho capito. No, se non parlo al microfono laggiù non sentono comunque. Vede, la prova. Non so che dirvi. Ma non me lo posso mangiare, sono a un centimetro, insomma. Prova a staccarlo? Se lo stacco? No, più vicino non lo posso mettere. Non c'è, può venire qui, l'altra volta aveva fatto qualcosa. Beh, ma c'è l'altra volta, si sente che non è molto forte. Un attimo, vediamo. Parla un po'? No, ma credo... Ma rimbomba o non si sente? Scusa, chiudi un po' la porta. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Fuori si sente. Vabbè, usciamo tutti allora. Ma non c'è quel signore che... Ma l'ha fatto anche l'altra volta, poi dopo funzionava. Chissà se è sbattendo un po'. Un attimo, vediamo. Beh, io parlo, ma non so se si sente o non si sente. I pareri sono divisi. Se lo metto molto vicino, rimbomba di più. Se lo metto più lontano, non si sente. È staccato? No.
Io non so che dire. Io sento, però effettivamente ci sono dei momenti in cui si, è come se si intastasse il suono. Non funziona. Vabbè, adesso l'Argentina va fuori. Vabbè, allora riprendo un attimo un po' da prima. Dicevo in pratica che il Jackson d'Arpeggio sta sopra il comizio, cioè dove c'è il carcere, e le scale egemonie o gradus genitori, dove venivano gettati i cadaveri dei condannati, e quindi tutto sta in quella zona lì. In ogni caso, dicevo, Tarpeia in realtà è una divinità della rocca, una divinità armata, come è Atena o come era Giunone Sospira di Danubio e così via, e quindi poi decade praticamente a livello mitico o come un raccontino che fa dimenticare le sue origini, un po' quello che succede a Cacus e Cacca, no? Che erano vecchie divinità poi scadute. Bene, allora. Detto tutto questo, andiamo adesso, naturalmente il mito è quello più celebre che ebbe luogo nel Campidoglio, sono le origini di Roma, ovviamente un po' come quello di Ercole rispetto alla Valentina. Ma vediamo un attimo la testa andiamo avanti. Allora, questo è il Campidoglio dove sono indicate in nero le costruzioni attuali e in rosso i resti antichi, ma tutti questi resti sono ancora oggi poco visibili, del resto anche dalla parte del foro sono cose che sono state scavate, erano invisibili o quasi, emergeva qualche colonna. Quindi in realtà nel Campidoglio non c'era molto di rappresentabile, come per la Ventina. Allora va detto un'altra cosa, che Campidoglio nella Roma antica rappresenta l'estremità settentrionale della città. Le mura serviane recingevano il colle sul lato verso il Campo Marzio, cioè in alto nella vostra immagine. Al di là il Campo Marzio, diciamo già da Piazza Venezia, era fuori della città. La città finiva al Campidoglio e naturalmente si sviluppava soprattutto sulle altre colline, Palatino, ma poi Celio, Esquilino, Quirinale. Anche l'Aventino era al margine meridionale ed era addirittura fuori del Pomerio. Nel Medioevo si è verificato un capovolgimento, cioè la città si è praticamente concentrata nel Campo Marzio. I motivi di questo sono complessi, forse per utilizzare il Tevere, per utilizzare l'acqua anche nel Tevere e soprattutto il Tevere come luogo di comunicazione, ovviamente come via d'acqua. E venne abbandonata tutta la città antica praticamente, cioè questo tra l'altro ha permesso di scavarla, perché il foro e il Palatino non erano occupati se non da qualche chiesa, da costruzioni medievali e post-medievali, quindi erano liberi. E voi sapete che il Colosseo era in campagna praticamente. In pratica la zona che poi fu demolita per fare la via dei fori imperiali venne ricostruita nel XVII secolo, ma fino al 500 era libera. E quindi c'è un po' una visione capovolta. Campidoglio non venne abbandonato naturalmente, ma è il limite meridionale della città invece di essere il limite settentrionale, ed è il luogo dove sorse il comune medievale nel XII secolo. Quindi è un luogo fortificato. Il discorso della testa, andiamo avanti. Ecco, questa è sempre la visione attuale della piazza del Campidoglio, della Angiolesca, andiamo avanti, poi ne parleremo. E questa è la testa di Costantino. Allora, come sapete, la testa proviene dalla Basilica di Massenzio. Ed era stata ovviamente già scoperta quando è stata fatta questa pittura. E noi sappiamo esattamente quando fu scoperta, sotto Innocenzo VIII, nel 1486. Innocenzo VIII è un cibo. Adesso ci torneremo. Vedete che è sicuramente quella che vedete è una rappresentazione di questa testa, che è enorme, vi do le dimensioni, anche se è buffo, ma nessuno dà le stesse dimensioni, ho cercato in varie, oscillano fra 2,60 e 2,98, insomma, comunque
diciamo che la statua, se fosse stata in piedi, avrebbe misurato circa 15 metri, seduta probabilmente una decina. In realtà la Basilica di Costantino, come sapete, è stata costruita da Massenzio e poi è stata ridedicata a Costantino. In realtà noi lo sappiamo per caso, perché soltanto un autore tardo, Aurelio Vittore, in una riga di testo ci dice che prima era di Massenzio e poi dedicata a Costantino, se no noi continueremmo a pensare che era stata costruita da Costantino, perché ha sempre conservato il nome di Basilica Costantini invece di Massenzio. Ma se guardate bene la testa, anche dalla visione frontale, siete meglio sui lati, si vede che c'è questo gradino dei capelli sopra la fronte ed è evidente che la testa è rilavorata, rimpicciolita. Quindi in origine era un ritratto di Massenzio trasformato poi in Costantino. Andiamo avanti un attimo. Ecco, questo è un disegno prezioso. Vedete che è un disegno di Francesco Di Giorgio Martini, quindi un architetto della fine del 400, del XV secolo, che indica, ci dà una pianta della Basilica di Massenzio, anche una ricostruzione in alto, ma nella piccola, nell'abside dove era la statua di Costantino, dove ancora era rappresentata la base che adesso è scomparsa, vedete, cioè qui sulla sinistra, c'è scritto quanto segue. Parte della composizione e tornamenti del drento in questo luogo sedeva un gigante de marmo che la testa sua è piedi 6,5. Bisognerebbe sapere di quali piedi sta parlando, ma insomma, grosso modo ci siamo, sono un po' più piccolo del reale. Comunque è evidente che Francesco Di Giorgio Martini ha fatto questo disegno subito al momento della scoperta, che ripeto ebbe luogo nel 1486. La testa fu portata in Campidoglio e rimase nella piazza fino al fine del 600, fino al 17 secolo, quando fu messa nel cortile dei conservatori, insieme alle altre parti, dove potete ancora vederla. Ora, la cosa interessante di questa pianta è che Francesco Di Giorgio Martini, che è il primo a dare una pianta della Basilica di Massenzio, è molto più preciso di architetti invece più tardi, della metà del 500, andiamo avanti, vedete che rappresenta la Basilica di Massenzio con due absidi, anzi tre, quelle che sono reali, e anche dalla parte verso la Via Sacra c'è un'altra abside che non esiste, quindi vuol dire che quella parte non era più visibile. Furono fatti evidentemente scavi alla fine del 400, quindi Francesco Di Giorgio Martini poteva vedere l'ingresso, possiamo tornare al precedente un attimo, vedete in basso c'è l'ingresso che ancora oggi noi vediamo sulla Via Sacra, molto più esatta quindi questa rappresentazione, poi questa parte evidentemente fu di nuovo risepolta e nel 500, come quel disegno che avete visto prima, possiamo tornarci, che si data alla metà del 500, invece sostituisce la scalinata con un abside. Quindi è curioso come effettivamente certe volte c'è un arretramento delle conoscenze invece che un avanzamento. E poi per trovare una pianta di andare avanti, vedete anche la pianta vera è questa, ma è una pianta recente, insomma. Andiamo ancora avanti. Ecco, qui vedete un disegno di un grande pittore, ma soprattutto disegnatore olandese, Van Heemskerk, spero che si pronunci così, ho dei dubbi su questo. Comunque celeberrimo disegnatore che fu a Roma fra il 1532 e il 1535 e ha lasciato una serie di disegni che sono i più preziosi testimoni della Roma di quegli anni. Un disegnatore straordinario, e qui vedete nella piazza del Campidoglio la testa di Costantino e anche le altre parti del corpo e la statua dell'Ercole di bronzo che ancora oggi potete vedere nel nuovo Museo Capitolino, vicino a dove è la statua di Marco Aurelio adesso, un po' più avanti, no? Ed è stata trovata nel Foro Boario
all'epoca in Sisto IV, quindi ancora alla fine del 400, ed è una statua di bronzo dorato che viene dalla zona di Santa Maria in Cosmedi, ed erano lasciate così per terra praticamente, poi furono dotate di basi, ma insomma questa è più o meno la situazione prima della metà del 500, come si presentava a questo straordinario disegnatore. Vediamo le prossime. Ecco, questo è un altro disegno di Hensker, preso più o meno non dall'arco di Tito, ma insomma dalla parte dell'arco di Tito, dove vedete la situazione del foro e del Campidoglio negli stessi anni. Cosa si vedeva? Vedete, c'è un muro di recinzione in basso, qui nel campo vaccino c'è il mercato delle vacche. Vedete sulla sinistra le tre colonne del Tempio di Cassa, però vedete che tutto è sepolto sotto una coltre in terra molto alta, si vedono solo le colonne mercenti, quindi il Tempio di Saturno, poi le tre colonne del Tempio di Vespasiano, la colonna di Focas, l'arco di Settimio Severo, tutto immerso, diciamo, in una coltre, un terra molto, molto alto. E si vede anche, se guardate dietro la colonna di Focas, tra il Tempio di Vespasiano e l'arco di Settimio Severo, un edificio con un frontone, con copertura a capriate, che è la chiesa di San Sergio Bacco, che poi è stata demolita. Vedete il Campidoglio in fondo, come si presentava, come una fortezza, inquadrata da queste grandi torri agli angoli, e nel tabulario si vede solo l'architrave con i capitelli, ma tutta la galleria sottostante che oggi possiamo vedere era chiusa. Fu aperta poi nell'Ottocento, un po' alla volta del resto, perché l'edificio era estremamente fragile, in quanto servì dal Medioevo come salare, cioè come deposito del sale. E ancora oggi, se entrate nel tabulario, vedete quanto è corrosa l'architettura da questa quantità di sale che c'era immersa. Infatti lì c'era una via che si chiama Via della Salara Vecchia, mentre la Salara Nuova è quella che fu trasferita ai piedi dell'Aventino, riprendendo, ma del tutto in modo involontario, penso, il luogo delle saline antiche di cui vi ho parlato l'altra volta. Ecco, quindi vedete che si vede sulla destra, in quel centro, la torre campanaria, quella in cui c'era questa campana che era stata sottratta ai viterbesi nel corso di una guerra e che suonava in varie occasioni, per esempio per le esecuzioni capitali che avevano luogo sul Campidoglio, in due posti, nella piazza per le decapitazioni e sul Monte Caprino per le impiccagioni. Monte Caprino è il nome che viene dato fino all'Ottocento praticamente all'ex Capitolium, cioè la collina di sinistra, diciamo, dal foro, che in realtà era totalmente abbandonato, luogo dove il Tempio Gioia di Torino, mentre invece la parte centrale, cioè l'asilum e l'Arx, erano occupati di edifici monumentali, il grande edificio del Palazzo Senatorio, la sede del Comune di Roma medievale, e sulla destra si vede Santa Maria in Aracelli in alto, ma davanti a Santa Maria in Aracelli voi vedete una cosa in più, un obelisco. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete invece praticamente la palma che si trovava dove è già costruito, vedete il portico del Vignola con la scalinata e il transetto di Santa Maria in Aracelli. L'obelisco è un po' più avanti e non si vede bene, ma sta lì dietro, insomma. Vediamo la prossima, forse si capisce meglio. Ecco, qui vedete appunto l'obelisco in fondo. Questo obelisco è rimasto lì fino alla seconda metà del Cinquecento. È un obelisco egiziano, ma che fa parte della serie dei piccoli obelischi, quelli che sono stati trovati abbastanza numerosi nella zona diciamo fra il Pantheon e soprattutto nella zona diciamo di Santa Maria sopra Minerva, dove c'era l'antico Iseo e Serapeo, dove effettivamente c'era un viale di obelischi e di sfingi, di cui vari esemplari sono stati scoperti nel corso del tempo. Questi obelischi li potete vedere ancora. Uno è finito, poi c'è il giardino di Boboli, però gli altri sono quello che è davanti al Pante, quello che è davanti alla Minerva e quello che è a Piazza del Cinquecento, no? Come sapete. E sono obelischi che vengono alla visione del Campo Marzio, e questo è uno della serie.
apparentemente, perché Elmer Brisco era un sede secondo. Vi dico subito che poi fu donato ai Mattei, alla famiglia dei Mattei, il quale trasportò negli orti del giardino Mattei, che è la Villa Cimontana. E se andate a Villa Cimontana, in fondo lo vedete, solo che è stato prolungato, cioè aggiunto un pezzo solo che non facesse più figura, solo la parte sommitale e antica. Su questo obelisco ci sono delle varie sciocchezze. Poggiava su quattro leoni in bronzo di età medievale, però l'obelisco si è pensato che venisse anche questo dal Liceo di Campomarzio, perché presenta iscrizioni di un set secondo analoghe, identiche praticamente, ad altri obelischi di Campomarzio. Adesso non è più un discorso molto complesso. Ma intanto non si capisce perché nel Medioevo è sempre stato qui, è già testimoniato lì all'inizio del 400, perché nel Medioevo si doveva incaricare questo peso di varie tonnellate, decine di tonnellate, per portarlo sul Campidoglio, insomma, non ha molto senso. In realtà l'obelisco è sempre stato lì, perché è legato a un edificio che oggi sappiamo esattamente dove era, più o meno dove è Santa Maria Naracelli, anzi corrisponde esattamente al transetto di Santa Maria Naracelli, ed è un tempio di Iside, l'Iside Capitolina, che è forse il più antico culto isiaco egiziano di Roma, che già era lì almeno alla fine del secondo a.C., come testimonia un'iscrizione di età repubblicana. Quindi l'obelisco è stato messo lì da Domiziano quando ha restaurato l'edificio, e ha restaurato ovviamente anche l'Iside del Campo Marzio, e Domiziano che ha portato tutti questi obelischi dall'Egitto. Quindi potrebbe essere interessante il fatto che praticamente l'edificio che c'è ancora, è stato visto recentemente da Michele Tutucci, corrisponde esattamente al transetto della Racelli. Ora, la chiesa più antica della Racelli corrispondeva esattamente al transetto, e la parte della navata centrale è stata aggiunta solo nel XIV secolo, quando è diventata una chiesa francescana. Quindi qui abbiamo uno dei rari casi in cui si può dimostrare questo culto egiziano del Campidoglio dura moltissimo, e ancora nella reazione pagana a Roma nel IV secolo, quando c'è questo tentativo di ristabilire da parte della nobiltà romana i culti pagani, vengono ricostruiti, c'è nelle monete di questi coni sono rappresentati soggetti egiziani, soggetti siaci, certamente collegati con questo tempio, e quindi fino alla fine del IV secolo funziona ancora. Noi non sappiamo in realtà quando è stata costruita Santa Maria della Scelta, comunque nel VII secolo ce l'ha già. Comunque, in pratica, il Tempio di Iside è diventato il Tempio della Vergine. Immediatamente, e Iside, iconograficamente, è identica alla Vergine Maria, Isis Lactans, la Iside che allatta. Quindi è uno di quei casi in cui un culto mariano ha sostituito direttamente un culto egiziano, addirittura faraonico. Questo è uno dei casi in cui si può dimostrare la sicurezza. Va bene, chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti. Comunque queste immagini vi danno un'idea di com'era la situazione, più o meno quando è stata fatta la pittura, magari una ventina d'anni dopo, una quindicina d'anni dopo appena. Come si presentava il Campidoglio, evidentemente fra il periodo del comune medievale e il periodo, diciamo, della grande ricostruzione del Campidoglio da Michelangelo in poi, c'è uno iato. Nel Medioevo ci si riuniva nel palazzo senatorio e poi addirittura dentro il chiostro o la chiesa della Racelli, che diventa un po' una specie di senato repubblicano, e qui il ricordo del senato romano è sempre presente, la rinnovazione dei pubblici, cioè Roma è rinnovata come stato repubblicano dal comune medievale, ovviamente con risultati anche curiosi. Per esempio, quando Federico II sconfisse i milanesi vendicando così Pontida, sequestrò e conquistò anche il Carroccio dei milanesi. C'era il Carroccio, no? Adesso sarà il simbolo del nuovo Stato italiano, tutto rifatto, tutto rinnovato, auguri. E
E c'è ancora la base con l'iscrizione che sta in un edificio del Palazzo Senatorio, forse qualcuno di voi l'ha vista, non è esposta al pubblico. Quindi c'è questo, finora forse dipende da scarsa cultura, ma mi aspetto che se qualcuno informa Salvini forse non li vuole, non lo so, visto che è un simbolo della Padania. Vabbè, piccole impressioni curiose, non li rubiamo. Allora, l'iscrizione è vedete, la potete ancora leggere su Strada di Messa da Canina, dopo lo scavo che mi fece dei tabulari, e si vede quando si scende accanto al giardinetto della Racelli per andare giù la scala che porta all'arco di Settimio Severo in alto, c'è questa iscrizione che è l'iscrizione di Quinto Lutazio Catulo, che è il console 78 a.C., che fu incaricato dopo la morte di Silla quell'anno, di ricostruire il Campidoglio, quindi il tempio di Gioia Capitolino, ma anche altri edifici del Campidoglio, che era andato, che era incendiato, il grande incendio avvenuto nell'83 a.C. E Lutazio Catulo ha ricostruito il tempio di Gioia Capitolino e ha anche costruito quello che noi chiamiamo il Tabularium. Questa è una delle descrizioni che si erano conservate, l'altra è perduta, adesso ne parlerò, questa è quella che resta, però non si dice il nome della costruzione, comunque è una delle iscrizioni dell'edificio che, ripeto, noi chiamiamo Tabularium e che in realtà non è il Tabularium, anche su questo non voglio insistere perché sennò parlo di cose che oggi non ci interessano. Allora, prendiamo, facciamo un passo indietro cronologicamente, vi ho già varie volte parlato di questo che è veramente l'incunabolo, la prima opera moderna su Roma antica, si può usare un bisticcio così. Come vi dicevo, al momento del ritorno dei papi da Avignone, Roma si trovò in uno dei suoi momenti rari di sviluppo culturale. Roma non ne ha mai avuti molti. Roma è stata sempre una città piuttosto provinciale, e lo è in parte ancora, insomma, anche se meno che una volta. Però Roma era una piccola città quando è stato fondato lo Stato italiano, quando la più grande città di quella, l'unica città europea, era Napoli. Napoli era la terza città dell'Europa, dopo Londra e Parigi. Aveva 3 conservatori di musica, adesso ce n'è uno, no? E aveva 600.000 abitanti nel 700, che è enorme per l'epoca. Roma non arrivava a 200.000. Poi ha avuto uno sviluppo, ma forse questo sviluppo non è stato, diciamo, particolarmente notevole sul piano culturale. Insomma, la Roma di Belli, che è un grand'uomo, ma che descrive una realtà miserabile, in fondo, in parte, sopravvive. Ora, i grandi momenti della Roma post-antica, diciamo, sono proprio questo, uno è questo. Quando Roma era arrivata a livelli, è scesa sotto i 30.000 abitanti, faceva guerra a Viterbo, qualche volta vinceva e qualche volta perdeva. Viterbo è una grande città medievale, chi, come sa chi l'ha visitata, e quindi questo furto della campana fu come i chiavistelli delle porte di Siena che sono ancora attaccati al Palazzo Pubblico di Perugia dopo la vittoria su Siena, insomma, cioè un trofeo. Ora, dicevo che il momento del ritorno dei papi d'Avignone con Martino V e Eugenio IV è un momento invece di grande sviluppo culturale, perché questi papi, siamo nei primi decenni del XV secolo, Martino V 1417-1431 e Eugenio IV subito dopo, erano papi colti, papi eruditi, che fanno venire a Roma come segretari pontifici il meglio della cultura italiana dell'epoca, cioè i grandi umanisti. Uno è Poggio d'Acciolini, fiorentino, anzi di Valdarno, Ciro d'Ancona, Leon Battista Alberti e così via. Quindi Roma si trova per un po' ad essere un grande centro culturale. Questo sviluppo culturale proseguirà nei decenni successivi e conosce una fine con il Sacco di Roma nel 1527, quando finisce la grande scuola romana che aveva dato, non so, personaggi come Michelangelo, come Raffaello. Notate che nessuno di questi era romano. La grande Roma rinascimentale è stata fatta
da personaggi che non erano romani, nessuno. Sì, Antoniazzo Romano, ma insomma, non è poi questo gran pittore, bravino, insomma. E tutti gli altri, fino a Caravaggio, tutta la gente che viene dal nord, dalla Toscana, dal Veneto e poi anche dalla Lombardia. Comunque, Poggio Bracciolini racconta in questo libro primo delle Varietate Fortune, in cui lui parla appunto dell'incertezza della vita umana. È un tema antico, è un tema trattato per esempio da Plutarco, cioè che ci vuole virtù, ma la virtù senza fortuna non basta. La fortuna era poi eretta a divinità. E la varietà della fortuna è proprio questo che illustra Roma, cioè la decadenza della città. Quello che lui vede andando sul Campidoglio. E adesso vi leggo in questo bellissimo latino, vi leggo due righe e poi ve lo traduco. Nuper, cum pontifex Martinus, Paolo ante quam diem sum obiret, ab urbe in agro tusculanum secessisset varitudine grazia. Cicerone, tranquillamente. Poco tempo fa, quando il pontefice Martino, cioè Martino V, poco prima che morisse, 1431, quindi siamo quell'anno stesso, quindi all'inizio della fase umanistica rinascimentale, si era ritirato nella sua proprietà di Tuscolo a causa della sua cattiva salute, infatti poi sarebbe morto. Noi chi? Noi della corte del Papa. Siccome eravamo liberati da tutti i negozi e le cure pubbliche, liberi, stavamo lì, non avevamo niente che fare. E quindi che facciamo? Visebamus sepe deserta urbis, Antonius Luscus, vir clarissimo, e egoque. Andavamo a vedere le solitudini, i deserti della città. La città antica che per la grande maggioranza era vuota, deserta. Io, insieme a Antonio Lusco, che è questo che vi dicevo, lui sicuramente il greco lo sapeva bene, allievo di Emanuele Crisolora, ammirando, cioè meravigliandosi tra di noi per questo crollo della Roma antica, degli edifici e le rovine di una città antica che una volta era grande e prospera. Quindi la poesia delle rovine è qualcosa quasi di preromantico, che noi diciamo, facciamo cominciare nel 600 addirittura nel 700. In realtà la poesia delle rovine è stata uno dei motori delle rovine di Roma, in particolare uno dei grandi motori anche del Grand Tour, e anche la pittura con le rovine dal 600 diventa qualcosa. Ma in realtà il romanticismo, la visione, la contemplazione delle rovine, della grandezza umana che decade, è antichissima. Per esempio, Mario sulle rovine di Cartagine. Mario fugge da Roma nel momento in cui Silla si impadronisce, no? Fugge, riesce a salvarsi, si imbarca in turno, finisce in Africa e va a piangere sulle rovine di Cartagine, che erano le rovine sue anche, oltre che di Cartagine, ma si possa dire ancora prima. Le rovine di Cartagine, in pratica, sostituiscono quelle che poi saranno le rovine di Roma, una grande città distrutta completamente dai Romani nel 146 a.C. Quindi dopo si andrà a piangere sulle rovine di Roma, ma prima si andrà a piangere sulle rovine di Cartagine. E piangerà sulle rovine di Cartagine anche il distruttore di Cartagine, Scipione Emiliano, Scipione il secondo africano, il quale dopo aver distrutto Cartagine si mise a piangere sulle rovine di Cartagine. Insomma, voi direte che è un pianto di coccodrillo. Comunque, lui era, ce ne parla Polibio, e Polibio era con lui a Cartagine, quindi è Leviso che lo racconta. E più che piangere, dice lui, davanti alle rovine di Cartagine si fermò a pensare, da filosofo storico insomma, e dice, beh, chissà, questo una volta che verrà anche a Roma. Cioè l'idea, la proiezione, e quindi questo è il sogno praticamente legato anche alla letteratura antica, a Polibio, i sogni Scipionis, cioè l'ultimo libro della Repubblica, in cui appare Scipione africano, Scipione emiliano, lui sta nella Via Lattea, perché ormai è nastro, insomma, e vabbè, tutte cose che hanno
perché si è conservato il Somnium Scipionis delle Repubblica di Cicerone e non il resto? Perché piaceva molto ai cristiani l'idea di un al di là etereo celeste, noi l'hanno conservato. Restiamo a Poggio Bacciolini. E allora le solitudini della città. E noi davanti a questa grandezza delle rovine della città antica riflettevamo sulla grandezza anche della caduta della città antica. Era grande anche nella sua rovina, la rovina di un tale impero, e ci meravigliavamo della straordinaria, affliggente incostanza della fortuna, appunto la verità della fortuna. L'idea del libro sulla verità della fortuna nasce proprio dalla contemplazione delle rovine di Roma e appunto di una grande città praticamente scomparsa. Un giorno in cui sia io che Antonio Lusco eravamo saliti sul Campidoglio, e allora voi dovete immaginare un Campidoglio adesso come poteva essere allora, ma ne riparleremo subito, e in cui Antonio Lusco, stanco di cavalcare, era sceso da cavallo, e anche io, scendiamo tutti e due, in ipsis Tarpeie arcis ruinis, fra le rovine della stessa arce Tarpea. Lui sta parlando chiaramente del Campidoglio, del Capitolio, perché tutta l'altra parte non era in rovina, quindi va proprio dove è il tempio di Gioia Capitolino. E anzi, interessante la frase che segue: sulle rovine della stessa cittadella, circa arce capitolina, dietro quello pone ingens forte quiusdam ut puto templi marmoreum limen, dietro quello che ritengo un enorme soglia marmorea di un tempio. È probabile che questa sia la soglia del tempio di Gioia Capitolino, che di fatto ovviamente in età imperiale c'è una soglia enorme. Naturalmente poi questa è stata accuratamente fatta a pezzetti poi più tardi, insomma. Il periodo peggiore per Roma, per le rovine di Roma, per il saccheggio di Roma, non è il Medioevo, è il XVI secolo. XVI secolo, come mostra anche un bellissimo libro di Lanciani sulle rovine di Roma, proprio documenta l'enorme distruzione che fu fatta di Roma nel XVI secolo, cioè nel pieno del Rinascimento, quando fra l'altro fu scoperto anche il Laoconte, ma fu veramente un massacro. Quindi ancora si potevano vedere cose che poi non si vedranno più. E c'è anche qualcosa che vedremo subito. E ci fermiamo, dice, fra le colonne spezzate e sparse in gran numero intorno, in un luogo da dove si apre una grande vista della città. E in effetti, dal Campidoglio, dovete immaginare, ma la città non c'era, cioè dovete immaginare più o meno quello che si vede nel disegno di Hemsker, cioè le rovine del Foro, ma poi il vuoto, il deserto. E va bene. Poi a questo punto comincia la descrizione di Roma come lui la vedeva. Non mi voglio attardare su questo, ne ho già parlato, ma comunque lui comincia a descrivere gli edifici che sono in qualche modo identificabili in base alle descrizioni. Lui è un grande epigrafista, il primo. E tra l'altro appunto rimprovera Petrarca perché non aveva letto la descrizione della piramide di Gaio Cesti, cioè, Metaremi, ma quale Metaremi? Quello è Gaio Cestio, come dice l'iscrizione, l'edificio fu fatto in 330 giorni, quello che legge è quello che c'era scritto, ma forse era coperto da lettera. Era che, diciamo, l'idea stessa di documentarsi su un'iscrizione non era ancora apparsa per Petrarca nel XIV secolo, ma appare solo agli umanisti. Ricordatevi che Petrarca ha molto a che fare con Campidoglio, perché il Campidoglio era anche il luogo dove si coronavano i poeti e dove Petrarca venne coronato poeta l'8 aprile del 1341, cosa di cui lui era molto contento, tant'è vero che portava sempre nella rappresentazione, lo vedete, sul suo berretto questa corona di alloro. E quindi Petrarca è il primo umanista in realtà, ma non lo era al punto da leggere le iscrizioni, che è una novità del XV secolo. E tra le altre cose che descrive non è questa iscrizione,
ma la sua gemella, che lui dice sta nel luogo dove c'è adesso la Salara, mercato del sale. Campidoglio era grande, un grande mercato anche nel Medioevo, la piazza del Campidoglio, poi fu spostata a piazza Navona. In questa iscrizione gemella di questa, però, si dice, si danno i nomi degli edifici costruiti da Lutazio Catulo, e da lì viene quel celebre substructionem et tabularium, la sostruzione e il tabulario, che lui avrebbe rifatto. La sostruzione non c'è problema, è quel grande, quello che noi chiamiamo tabulario, che è il sostegno di qualche cosa che stava sopra. Il tabulario non è quello che stava sopra, questo è evidente, è un altro edificio che però insomma è scomparso anch'esso. Quell'iscrizione lì è scomparsa, ma scomparve quasi subito, perché già pochi anni dopo non c'era più. E quindi probabilmente fu trasformato in calcio, perché è travertina quella, quando furono fatti i grandi lavori del Campidoglio, quelli che ancora si vedono in parte, nella seconda metà del 400, quando gli edifici del Palazzo dei Conservatori furono decorati da Botticelli. Sapete che la Sala della Lupa è la sala successiva, un affreschi dei Botticelli che però sono stati totalmente ridipinti, ma insomma Botticelli lavorò al Campidoglio. Bene, questo punto lo chiudiamo, vai avanti ancora. Ecco, vorrei un po' forse concludere. Dunque, che cosa vedeva sul Campidoglio? Quindi cosa si vedeva allora? Molto poco. Perché anche gli edifici medievali, che hanno avuto una grande importanza tra il XII e il XIV secolo, erano praticamente in abbandono. Il comune di Romano era in piena decadenza, i papi avevano ripreso il potere totalmente dopo il ritorno da Avignone, e quindi anche gli edifici medievali erano in cattivo stato di conservazione, quindi non c'era molto da descrivere. Però è evidente che il Campidoglio in qualche modo continuava a essere un centro. Il centro di una città che non esisteva più, però conservava ancora questa idea del caput. Mettere quella testa lì al centro del Campidoglio allude proprio a questo, ricordatevi che mentre Poggio Bracciolini vedeva solo rovine, gli autori di questa pittura vedevano molto di più, perché dal 1586 il Sacco di Roma era stato messo in movimento il grande progetto di Michelangelo della piazza, ma Michelangelo non lo vide determinante. L'unica cosa che riuscì a fare è di mettere la statua di Marco Aurelio al centro della piazza, infatti la base è stata disegnata da lui. Ma tutto il resto venne fatto in un tempo lunghissimo, e quello che è il Palazzo dei Musei Capitolini fu terminato addirittura alla fine del Seicento, quindi più di due secoli di tempo. Comunque già nel corso del Cinquecento si vedeva il Palazzo dei Conservatori, si vedeva il Palazzo Senatorio, si vedeva lo Stato dei Fiumi e molte altre cose, quindi già la situazione era modificata. Ora, il Campidoglio è sempre stato un centro. Perché? Facciamo un esempio. Il disegno che vedete è una cosa un po' da bambini. Il rettangolo rappresenta lo spazio della forma Urbis Romae, cioè la grande pianta su marmo fatta da Settimio Severo ed esposta nel Tempio Pacis, dove potete ancora vederne diciamo il muro di appoggio. Se voi dall'esterno, dalla via dei Fori Imperiali, lo sapete, molti di voi lo sanno benissimo, guardando San Cosme e Damiano, c'è questa parete in mattoni esterna, qui si vedono file di buchi, è la parete in cui era appesa la forma Urbis, e quei fori sono quelli dei perni che reggevano le lastre di marmo, la più grande pianta di Roma mai fatta, insomma, 16 metri per 13. Ma questa pianta ha delle cose strane. Intanto evidentemente è il rifacimento di una pianta più antica, che chiaramente fu messa lì quando Vespasiano costruì il Tempio Pacis. E ce ne sono dei frammenti. Adesso gli scavi sono stati fatti dei fori imperiali, sono stati trovati vari frammenti più antichi della forma Urbis Severiana, alcuni addirittura di Augustea, perché in realtà la pianta fu redatta certamente in rapporto col grande progetto urbanistico di Augusto delle 14 regioni. Fu fatto un rilievo e probabilmente nella sede della prefettura urbana dell'Augustea, probabilmente nella Basilica Emilia, c'era una pianta marmorea di questo stesso aspetto. C'era sicuramente in Italia Spazianea,
viene restaurata la settima serena dopo il grande incendio che sotto comodo distrusse il Templum Pacis. Ma questa pianta ha una cosa strana, che è il suo orientamento. Cioè, sembra ovvio a noi, e sembra ovvio anche agli antichi, di orientare le piante secondo i punti cardinali. Ora, si può anche scegliere un punto cardinale diverso dal nostro. Noi diciamo, noi abbiamo scelto il nord. Però molte, se andate a vedere la pianta dell'Italia, che sta nella Galleria delle Carte Geografiche Vaticano, invece è orientata a sud. Ma va benissimo, nord, sud. Quando parlate del mare Adriatico e del mare Tirreno in antico, si chiamano mare Superum e mare Inferum, cioè il mare superiore è l'Adriatico e il mare inferiore è il Tirreno. Non lo capiamo perché noi pensiamo sempre nord, quindi casomai ci sembra quello che sta a destra e quello che sta a sinistra, casomai a est e a ovest. In realtà l'Italia non è orientata nord-sud, l'Italia è orientata nord-ovest-sud-est e con un angolo molto forte. Quindi noi possiamo benissimo dire che il mare Adriatico è al nord e il mare Tirreno è al sud. Molte zone dell'Italia del nord sono più a nord della Francia meridionale. Quindi è evidente che loro avevano un'idea dell'Italia nella tabula peutingeriana in cui il resto sta in alto. Però la pianta di Roma non è orientata né a nord, né a sud, né a est, né a ovest. Quella pianta che vedete qui è orientata secondo i punti cardinali, a nord. Ma vedete che il rettangolo che rappresenta la pianta è fortemente inclinato, perché la pianta è orientata con il sud-est in alto. Il sud-est, che non significa niente. E nessuno si è mai posto seriamente il problema del perché di questa stranissima scelta, che tra l'altro dovrebbe complicare abbastanza la vita, insomma, rispetto all'orientamento. Tant'è vero che diciamo, per esempio, che la Basilica Emilia è a nord del foro. In realtà la Basilica Emilia è a nord-est del foro. Cioè, eliminiamo, potremmo dire che è a est, altrettanto esattamente, ma insomma non importa. Perché, ecco, questo disegno vi spiega perché. Se voi prendete la forma con cui stiamo Guglielmo Gatti, il grande studioso che l'ha pubblicata insieme a Cose, Carrettoni e Comini, aveva visto che la parte rappresentata della città non è tutta la città, ma è quasi certamente quella all'interno del Tomerio. Quindi quello che è rappresentato qui non è l'opinum, la città fisica, ma è l'urus, cioè la città inaugurata, la città ideale, la città già concepita anche religiosamente in uno spazio in qualche modo sacro. Primo punto. Secondo punto. Se voi tracciate semplicemente due linee che si incrociano dagli angoli, quelle che vedete, il centro è l'Arx. Esattamente. Ora, perché l'Arx? Perché sull'Arx c'era l'Auguralum. L'Auguralum è la piattaforma sopraelevata, il templum, che serviva per le inaugurazioni. Tutti i tipici. Era il posto di lavoro degli auguri. Io sono convinto che quella piccola costruzione di cappellaccio che sta ancora visibile nel giardino della Lasceria. Cercato di dimostrarlo, non tutti ci credono, comunque non importa. Ora, è chiaro che la visione dello spazio che hanno i romani, soprattutto in età arcaica, non è una visione scientifica basata su realtà laiche, è una visione di tipo religioso, augurale. I sovrani dello spazio sono gli auguri che governano lo spazio e lo governano in rapporto con la volta celeste. Esiste la volta celeste dove abitano gli dei, esiste la terra dove abitano gli uomini, ma dove si proietta la volontà e l'azione degli dei, e poi nel sotterraneo c'è gli altri dei che sono i dei inferi ottoni o catacroni. Quindi gli auguri, ogni forma di auspicio o di augurio, augurio che noi vediamo benissimo nel mito di Romolo. Romolo è il primo augure, si mette sul campidoglio, sul palatino, e osserva il volo degli uccelli, come fa anche Remo, che è l'operazione degli auguri. Vedere attraverso, c'erano dei manuali che dicevano pica, ragazza, che vola sopra l'orizzonte, da destra a sinistra,
cantando, non cantando, scendendo, salendo, significa questo. Quindi c'era tutta una strategia delle visioni di quello che succede da un punto di vista preciso, perché è un messaggio degli dèi. Una volta, ed è perfettamente razionale, una volta che gli dèi esistono, questo è un cambio inteso, come sappiamo è indimostrabile, non è falsificabile Dio, ma una volta che noi abbiamo deciso che gli dèi esistono e che si interessano degli uomini, è chiaro che ci mandano messaggi, positivi o negativi. Gli dèi non sono buoni. L'idea di un Dio buono è un'idea molto recente. Nella Bibbia non ce n'è nessuna traccia. Ci vuole aspettare il Vangelo per avere un Dio buono. Il Dio della Bibbia è cattivissimo, lo sappiamo. Allora, dipende dall'atteggiamento degli uomini. Non è facile, nella Bibbia vanno è chiaro, gli ebrei si mettono a adorare il miliardo d'oro, e arriva la botta. Cioè, vengono puniti se non rispettano il patto con Yahweh, perché in realtà Yahweh non è l'unico Dio, questa è una scoperta più tarda. La Bibbia è un monumento straordinario, ci dà un'idea di come erano i testi sumerici più o meno, è un monumento arcaicissimo, anche è stato scritto poi in parte in epoca abbastanza recente, relativamente recente, sempre VI secolo a.C. Comunque, che succede? Succede che Yahweh non è l'unico Dio, è Dio più potente, ed è proprio attraverso un patto tra Yahweh e il popolo ebraico che il popolo ebraico ottiene le sue vittorie. Se questo patto viene tradito, arriva la vendetta divina. È chiaro che c'è un rapporto simile tra gli uomini e gli dèi a Roma, dove bisogna interpretare la volontà degli dèi. Per interpretare la volontà degli dèi ci sono dei sacerdoti sacerdoti che si chiamano auri, i quali si mettono un punto elevato, tracciano un templum, cioè una zona desacralizzata, togliendo qualsiasi divinità che c'era prima, si mettono lì, si orientano, dividono il cielo in settori, e noi sappiamo che il settore X abita Giove, il settore Y non abita Atena, e quell'altro e così via, e a seconda della direzione da cui vengono i messaggi si può sapere quale divinità ci sta interpellando. E se uno deve fare qualsiasi tipo di azione, i comizi elettorali, i comizi giudiziari o legislativi, oppure una riunione del Senato, oppure una guerra, prima di farlo bisogna chiedere l'opinione degli dèi, perché è evidente che se gli dèi non sono d'accordo allora non si può fare niente di carattere pubblico, e quindi l'augurio precede qualsiasi operazione. Ora, il luogo da cui avviene l'augurio o l'auspicio è l'Ars, dove c'è un luogo che si chiama Auguraculum, dove lavorano gli auguri, in una direzione che adesso poi vi dirò. Dopodiché, quella è la visione dello spazio, la proiezione del cielo sulla terra. Il tempio è orientato secondo una visione che è, in questo caso, se n'è accorto un archeologo americano di livello molto discutibile, però questa cosa l'ha vista, è andato a sollevare sull'Ars, ha guardato all'orizzonte, cosa ha visto sull'Ars? Il Monte Albano. Se voi andate al giardinetto della Lucerna, una giornata di bel tempo, d'inverno, magari la sera, vedete esattamente sull'asse il Monte Albano. Dove sta il Monte Albano? A sud-est. E ovviamente è il centro della Lega Latina, da cui sono gemmate poi tutte le varie città del Lazio, no? Che dipende. Ed è chiaro che su Monte Albano c'è un tempio di Giunone Moneta, come sull'Ars. E quindi, se a Roma era orientata a sud-est, è chiaro che a Tivoli sarà stato in un altro modo, a sud sarà stato a nord, perché il centro che era il tempio di Giove sul Monte Albano, che è a sud-est rispetto a Roma, ma è in altre posizioni rispetto alle altre città. E naturalmente tutti questi popoli andavano una volta l'anno a celebrare le ferie al Monte Albano, dove uccidevano un toro e ognuno andava via portandosene un pezzo. I pezzi di questo toro rappresentavano nella loro unità la Lega Latina, ed è per questo che Romolo è ucciso dai senatori e fatto a pezzi, e ognuno se ne porta via un pezzo sotto la toga. È praticamente il sacrificio che fonda Roma, cioè che divide l'unità dello Stato romano nelle varie curie, che rappresentano sì un'unità, ma un'unità divisa. Allora, vediamo la prossima.
in questa vecchia stampa io ho messo Roma e ho indicato un asse, vedete che è esattamente lungo l'asse della Via Latina e finisce a Monte Albano, cioè l'asse di visione che voi avete se andate nella durata lunga dell'asse, che è a sud-est. Come capite, la Via Latina, che è una delle vie più antiche che partono da Roma, perché si chiama Via Latina? Perché va a Lazio, al centro della Rega Latina, infatti è orientata esattamente sul Monte Albano. Poi la Via Latina fu prolungata fino a Capua, ma l'origine è la via che collega Roma al Monte Albano. E lungo quell'asse avveniva la Spezia, la visione degli auguri, che divideva il cielo secondo quell'asse. Guardate che sul buraco del Campidoglio si inauguravano i re venivano eletti, ma poi per essere veramente validi, c'è il primo re che viene eletto, Numa, viene portato sulla Buracum e si chiede alla volontà degli dei se questo re va bene. Tutti assistono dal basso, dal comizio, a un certo punto c'è la risposta giusta, questo va bene, e solo allora Numa diventa re. Quindi la visione era questa. Quindi la visione dello spazio è una visione sacrale orientata sul Monte Albano. Ecco perché la forma Rubis è orientata a sud-est. E questo significa che l'Arx è il centro di Roma. In qualche modo, questa idea che il Campidoglio fosse il centro di Roma la troviamo ancora quasi inconsciamente in Poggio Bracciolini. Va bene, lui è andato sul Campidoglio perché da lì c'è una bella vista di Roma, ma c'è andato in fondo ripetendo un'impressione quasi augurale, no? Si è messo in un punto che lui sa centrale e da lì ha guardato esattamente quello che guardavano gli auguri. Poteva andare su un'altra collina, Palatino è da certi punti di vista anche centrale, ma quello è il punto marginale della città da cui si vede tutta la città, tutte le mura. E ovviamente la campagna fino a Monte Albano. E quindi, come dicevo, si tratta di una centralità ancestrale e forse per questo il Palazzo Venatorio e il Comune di Roma, insomma, in qualche modo è un fatto quasi di continuità, anche questo credo di carattere inconscio. Finisco con una battuta. Voi conoscete tutti Palazzo Grazioli, che non è il più bel palazzo di Roma, è quel palazzo che sta lungo via del Plebiscito accanto a Palazzo Venezia, no? Quando nel 1964 c'è la strada avanti. Voi sapete che per un certo periodo, a me mi hanno fregato un paio di volte, ho capito, avevano abolito la fermata all'altezza del Palazzo Venezia. Sapete, anche davanti a Grazia, al Palazzo Grazioli, ancora adesso c'è una guardia, però hanno messo la fermata. Perché, come sapete, è il palazzo dove abita Berlusconi. Vabbè. Questo palazzo, per caso, sta sopra un edificio antico molto importante, che è l'Anamantis, in Campo Marzio. Stava lì, esattamente, palazzo del Zerbi Pico, che occupa una parte. Beh, perlomeno finora non se ne è accorto. Però adesso che è stato riabilitato, se se ne accorge, io mi aspetto peggio. Grazie. Aramantis. Era quello che diceva Romolo e Remolo, sappiamo. Vabbè. Guardate che anche questo è quasi una divinazione, perché nel Medioevo si diceva Romolo e Remolo. E, però è casuale. In questo caso credo veramente che sia casuale. Grazie. Fare qualche domanda? Vabbè, è stato un po' lungo. C'è qualche domanda? Ci sono domande? Oh, se ci sono domande, vi prego di farle al microfono, perché non si tratta di una cosa che deve essere a vantaggio di tutti. Una curiosità, mi chiedevo se la colonna che è all'interno di Santa Maria in Aracelli, forata, sia collegabile in qualche modo con la Uragum. È un po' difficile, per vari motivi, perché la navata di Santa Maria in Aracelli è stata fatta solo nel XIV secolo, quando la Uragum, del resto guardate la Uragum, non si
sapeva dov'era fino a 10 anni fa, insomma. E poi rimane una mia idea, però guardate che la costruzione è orientata esattamente sul contrabbando, e anche il tempio di Girone Moneta è orientato sul contrabbando. Non è vero lo stesso sotto la chiesa di Santa Maria della Nocera. Quando si metteva a curato sotto Santa Maria della Nocera poteva essere un discorso, ma non era lì, era perché noi sappiamo che la curato non si vedeva dal comizio, quindi dal basso. Se stava troppo in dentro, non era visibile. Il popolo assiste all'inaugurazione di Roma, quindi stava più avanti. Però la colonna forata è stata interpretata così, ma è ovviamente una leggenda popolare, diciamo. Che anche le leggende popolari sono molto interessanti, perché comunque c'era la coscienza che diceva la curata, cioè, più o meno lì, in realtà è molto più basso, più avanti più basso, perché tutta la zona della Nascenda è sovrelevata artificialmente su costruzioni antiche, in realtà è più alta soltanto di 1,5 metri rispetto al giardino della Nascenda, quindi in realtà c'è una piattaforma, non è il punto più alto, forse. Altre domande? Non so se l'ha detto, ma perché lo fanno tondo? Lo fanno tondo perché gli ascelli fanno tondo, perché le costruzioni rinascimentali spesso sono tonde, è una scelta legittima. Ci sono anche altri casi, immaginavo che fosse tondo, oppure gli sembrava bello tondo. Non ho una risposta, perché purtroppo bisognerebbe chiedere chi l'ha fatto, attualmente forse è una seduta spiritica, non lo so, onestamente, non lo so. Forse c'è una spiegazione, ma io non lo conosco. Comunque sicuramente quello che loro interpretavano, per esempio c'era la Torino, attenzione, la rocca è l'acqua. Altro? Bene, allora prendiamo la prossima shopping. Se volete avete anche.